Ciao, questo è un svuota la spesa Tigotà e ho lo scontrino, così vi dico i prezzi, ho anche il volantino in mano, così non è che ve lo sto a far vedere tutto il volantino perché sennò cioè, sarebbe un video troppo lungo, anche perché non saprei neanche cosa si vede bene. Vi posso far vedere che anche questo mese si trovano all'interno dei volantini, che lo trovo, i buoni sconto che le ragazze, le commesse, insomma, prendono loro dal volantino e ritroviamo tutti i vari sconti, sì, tutti del 30% riguardanti case bucato. Igiene e cura persona, make-up, animali, profumatore bucato e insetto repellenti. Questo volantino è valido tutto il mese di giugno. E adesso vi faccio vedere. Allora, io ho usufruito del 30% sul prodotto cura della persona e ho preso lo scrub Lime Menta della Biolis Nature. Di cui avevo già parlato, mi sembra sia l'anno scorso, che mi ero trovata bene e allora non aspettavo altro che venisse il caldo per riprenderlo perché mi è piaciuto tanto. Questo scusate, è 730 grammi, Made in Italy, non è biologico, cioè non è certificato, però ha un ottimo INCI, ha un PAO di 12 mesi. E non vedo l'ora di riprovarlo. Allora, questo costava 7,95 col 30 l'ho pagato 5,57 se non erro. Me l'ero scritto, ma mi sono dimenticata. Vabbè, dettagli. Vabbè, vi faccio vedere che mi hanno rilasciato con la spesa un buono da 10 euro spendibile dal 21 al 30 giugno con una spesa minima di 50 euro, però non so se riuscirò. Adesso mi deve prendere già il solletico. Allora, poi non mi ricordo cosa ho usato per la casa bucato. Ho trovato finalmente il coccolino certificato EcoCert. Dico finalmente perché l'ho visto in qualche video e lo volevo provare anch'io. Questo è la menta selvatica e lavanda, e dice 48 lavaggi, lo hanno usato una volta a casa, però ma dirò che la menta mescolata alla lavanda è un po' una profumazione un po' strana, si sente sia la menta che la lavanda. Subito avverto il fresco della menta e poi si sente il profumo di lavanda in un secondo momento e niente, proverò questo, vediamo un po'. Questo veniva a 2,85 meno 86 centesimi, praticamente 1,99 se sono brava a fare i conti. Ma in diretta con voi, wow. Va bene, continuiamo sempre col 30%, appunto questo. Poi non mi ricordo se c'era qualcos'altro che ho preso, ma mi sa di no. Mi sa che solo queste due cose ho usato lo sconto, mi sa proprio di sì. Va bene, ho preso che mi servivano, non ho ancora usato. Vabbè. Questi Liners Idea Notte, perché ormai non so più che assorbenti usare. Perché a me servono belle lunghe, purtroppo ho un ciclo abbondante. Infatti, se mi vedete senza smalto è perché sono stati dei giorni proprio che io sto male in quei giorni e non ce l'ho fatta di mettermi lo smalto. Già tanto che sono riuscita a lavarmi i capelli. E niente, non mi ricordo se l'ho mai provato, almeno non negli ultimi mesi, e vediamo come saranno. Allora, questi li ho pagati 2,49 prezzo loro prezzo.
Poi ho preso la carta paglia Foxy, carta da cucina, due rottoloni e cosa dice? Per il contatto testato con gli alimenti, mi si è già rotta, bene, il buchetto. Questa sì, l'avevo usata parecchio tempo fa, però non mi ricordo com'è. A me vederla così sembra buona. Io sapete che faccio la prova sempre dello spessore facendo così, no? Vedo che non si schiaccia più di tanto, vuol dire che è abbastanza spessa. Dai, che stavo cercando i veli, non lo trovo. Questa veniva 1,39. Poi questa pura carta igienica resistente, senza sbiancanti, senza coloranti, carta igienica 3 veli, qua c'è scritto anche bello grosso. Questa, se non erro, 0,99 mi sembra. Abbiamo detto pura pura. Oh, non lo trovo. E dai. Ah, mi ha scritto anche bello grosso. Mi sono per la solita orba. Ok, sì, 0,99, mi ricordavo bene. Poi, allora, ho preso, molto proviamo questi sacchetti per il congelatore. Volevo prenderli di marca, cioè della Cookie, di solito li preferisco perché hanno, non so se avete notato anche voi che se li comprate al discount, dove c'è la parte per scriverci sopra il contenuto, la data, a volte sono più su, a volte più giù. È una cosa che mi è antipatica perché succede che tante volte quando andate a chiudere il sacchetto vi ritrovate che la scritta è proprio nella chiusura. Invece no, deve essere in basso in modo che rimane dove si vede il contenuto. E speriamo che questi siano validi. E infatti non li volevo prendere appunto all'Eurospin per quel motivo lì. E me li stavo dimenticando, li ho trovati in un cestone. Questi sono quelli medi, sono 23x32 cm, 20 pezzi. La marca appunto è Maigelo, sì, Maigelo. E vengono 0,75 questi. Poi, allora, tisana stomaco dell'Angelica. Questa ogni tanto la prendo perché se andiamo a vedere è una delle mie preferite, anche se la liquirizia può alzare la pressione, non sempre può andare bene. E questa è appunto con liquirizia e camomilla, però soprattutto per i bruccioli di stomaco funziona, per cui appunto ogni tanto la riprendo. Questa pagata 2,79. Dai ragazzi, questo mese per ora non riesco di ritornarci, ma non lo so, non ho preso tanto. Allora, poi, ma pensate che non ci avevo fatto caso? Cioè, che non ho parole, mi dico che sono andata da sola perché non mi ricordavo che anche questa era della Foxy, carta igienica, 6 rotoli. Sì, come vedete è celeste. E si chiama Bouquet, nuova, più consistente, più morbida. Vabbè, secondo me è nuova da 2-3 anni. Chissà da quant'è che c'è scritto. Insomma, qua dice confezione 100% riciclabile. I veli, ma perché non ce lo scrivono? Tecnicamente testata. Scusate se ogni tanto mi tocco qui, ma mi sento un pelo. Ah, rossetto di puro bio, che ultimamente me lo dimentico sempre, però non mi dimentico di scrivervi in info box. Ah, a proposito, sono anche su Instagram, perché io non lo dico mai, però l'ho detto parecchio tempo fa. Venitemi a seguire anche su Instagram, anche se è stato un periodo fino a qualche giorno fa che ho pubblicato pochissimo, però ora sto cercando di ripubblicare anche perché sto testando i prodotti che ho preso sul sito Ro Beauty, così trovate qualche recensione già in anticipo lì. Vabbè, insomma, questa carta igienica stavo cercando i veli, ma non lo trovo, non so quanti veli è. Mi sembra strano, infatti. Vabbè, allora, carta igienica Foxy. E dove sei? Carta igienica Foxy.
Allora, 2,85 euro, sì, costa un pochettino. Poi, ultima cosa, una bottiglia di alcol, che questo serve sempre. Volevo prendere la bottigliona grossa, ma non avevo voglia di spendere quasi 6 euro. Tanto un po' ce n'ho ancora. Allora, l'alcol, dove sei? Alcol, 1,79 euro. Un litro, sei un litro, vero? No, non è un litro, vero? È 750 ml, per cui non è nemmeno un litro. Male, male. Ed è la mamma a casa, questo qua. Non so perché stavo venendo così vicina. Niente, ragazzi, questo era tutto. Sì, non ho preso tantissime cose. Mi sono dimenticata, vabbè, che ho preso le Mentos perché le ho messe subito in borsa lì, le ho lasciate. Ogni tanto le prendo quelle alla menta e vabbè, me le sono dimenticate lì, 0,75 centesimi. Va bene. E fatemi sapere, voi andrete da Tigotà? Lo avete? Lo conoscete? Lo amate come me? Vi perdete quando entrate dentro? Io sì, ci starei delle ore e ore e ore, ma la maggior parte delle volte non posso, perché sono accompagnata e mi danno furia. Perché forse per me ci starei veramente un sacco di tempo, ci starei, ma non si può. E vabbè. Va bene, vi saluto. Ciao.